Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Bentornate e bentornati. Allora, l'interattivo di oggi tocca una tematica che, date le vostre richieste, sta davvero a cuore a molte persone. Ed è una situazione di triangolo, in realtà qui è un quadrilatero perché nessuno è realmente libero, ma soprattutto una situazione molto tesa, dove tra avvicinamenti e allontanamenti, anche se tra di voi non vi fate mai dei veri e propri torti, la storia non evolve. Quindi è vero, anche voi dovreste decidere di lasciare il vostro compagno o compagna, però quello che non vi giunge, non sentite e non vedete è l'impegno dall'altra parte. Quindi non vi sbilanciate per prime. Anzi, addirittura, proprio per poter portare ordine in questo momento nella vostra vita, state valutando di mettere davvero un punto. Ora siamo in una fase di no contact o comunque di non comunicazione e lui è sparito. Potrebbe essere sparito perché semplicemente l'avete messo dinanzi a un'ovvietà e non cambiando atteggiamento può solo che accettare la vostra decisione, oppure, e qui andiamo ad indagare. Soprattutto cerchiamo di capire se il suo avere una coscienza nei vostri confronti può avergli fatto porre il problema: non la posso sfruttare solo sessualmente perché non riesco a dare nulla di romantico. Neanche una promessa di un qualcosa che magari non avviene, però potrei impegnarmi, tentare. Già questo potrebbe bastarle. E poi vediamo se invece la sua vita intima e sessuale va bene dall'altra parte, al di là, diciamo, del muro. Inoltre andiamo anche a indagare se davvero non farà niente, non si farà sentire e cosa sta valutando e comprendendo in questa fase di silenzio. Questo è ciò che andiamo ad indagare e come vi ricordo sempre, una stesura collettiva comunque darà risultati differenti perché il punto di partenza voi, con il vostro vissuto e la sensibilità che vi contraddistingue nel recepire e interpretare, faranno sì che l'esito non sarà e non potrà mai essere identico. Quindi fate attenzione alle sincronicità, a volte un video vi parla diciamo in toto o solo in parte e a volte non parla per nulla. Potete sì invertire ruoli, però non adeguare in altro modo la lettura affinché risuoni con i vostri desideri, però a volte può succedere che lui è lei e lei è lui, io parlo al maschile solo per convenzione. Per una comodità, per un aspetto pratico, però potete benissimo interpretare diciamo, in modo inverso, cambiare il genere, ecco. Vi ricordo che l'unico modo per contattarmi è l'email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Fare attenzione a chi vi contatta a nome mio, non sono io, sono profili fake. Lasciate anche i vostri commenti e se vi fa piacere iscrivetevi alla pagina, cioè al canale YouTube. Io direi di incominciare. Quindi lui cosa sta pensando, valutando, perché si comporta così? Vediamo. È sparito e non si fa sentire. Ha accettato la tua decisione perché sa di non amarti? Lo ha fatto perché magari pur provando un sentimento poi alla fine vive solo la sessualità e quindi comprende che non può approfittarsi di te? O ha preso atto delle tue parole e resta lì fermo, ma con la speranza che tutto si possa sbloccare. Vediamo. Comunque sta riflettendo e la distanza non è solo silenzio e immobilità. Non lo vedo particolarmente preso dalle cose del quotidiano, ma raccolto a valutare ciò che ha davvero valore. E in questo lavoro interiore che porterà poi dei frutti all'esterno c'è il tentativo di migliorare. In che senso? Allora, lui ha chiara la situazione e sa che il modo in cui si è comportato fino ad ora è stato assecondare gli eventi. Spesso queste due carte vengono spiegate proprio attraverso il paragone. Qui si raccoglie quello che per forza di inerzia, continuando a reiterare sempre lo stesso comportamento, viene prodotto, gli effetti delle nostre azioni, che sono sempre gli stessi. Però c'è una profonda contraddizione interiore e non c'è felicità, soddisfazione, anzi stanchezza, un po' di noia, ci si appoggia, ok, resisto, ma non mi porta da nessuna parte. In questo caso si prende davvero in mano la situazione e si cerca di cambiare quello che invece qui si raccoglie per come viene.
Tant'è vero che qui martello e scalpello sto migliorando quel qualcosa che magari qui sì, lo accetto, ma non mi soddisfa. Però non lo può fare nessuno per me, né saranno gli effetti a cambiare se non sono io a introdurre una nuova causa. Quindi si sta ponendo il problema di quello che è il suo comportamento, quello che è stato nel passato e quello che potrebbe e dovrebbe essere ora e nel futuro. La prima cosa quindi è che lui non crede che la situazione sia chiusa per sempre e comprende che è importante che anche lui faccia qualcosa. Ogni qualvolta c'è un personaggio con un grembiule ci parla di un certo grado di maestria e in questo caso viene messo all'opera in pratica per portare ad un'ascesa, una crescita. Quindi non mi devo più espandere a livello no, orizzontale la materia ma verticale, lo spirito. Non posso pensare solo alla fisicità, al sesso, devo pensare anche a quello che effettivamente ci ha fatto avvicinare e incontrare. Ora, lui come sta interpretando il tuo silenzio? Abbiamo capito che sta valutando, riflettendo e soppesando il suo fare. Allora, lui interpreta le tue azioni e sa bene che non potrà farti cambiare idea solo con una gentilezza né con tante piccole gentilezze, forse dovrà anche accettare un tempo piuttosto lungo, quindi la tua chiusura non si scioglierà a breve. Lui valuta questa tua decisione come davvero uno sciopero, cioè si sciopera quando il proprietario non dà ascolto ai bisogni degli operai. Quindi non è che l'operaio se ne vuole davvero andare dalla fabbrica. Cioè, tecnicamente lo sciopero serve a salvare e migliorare la condizione, non a far chiudere i battenti. Quindi è come se lui pensasse questo. Sicuramente sarà dura, sarà molto difficile, mi sta mettendo alla prova. Sono in grado di affrontare questa prova? Se continuo a comportarmi come sempre, no. Perché poi magari si riavvicina, ma non le andrò ugualmente bene. E quindi poi si chiuderà di nuovo. Questa situazione, lo capisco anche io, potrebbe dirti, non mi convince, non la convincerà. Allora devo cambiare qualcosa, devo imparare qualcosa, devo metterci anch'io qualcosa. Devo comprendere i suoi bisogni. Il padrone deve mettersi nei panni dell'operaio per comprendere la fatica e valutare correttamente, no, la ricompensa. Quindi è come se ci fosse una dinamica del genere, sono sempre io, sei stata tu a fare cose per te, tu hai mantenuto un ruolo di leadership in questo rapporto perché poi alla fine ti ho sempre fatto andare bene, tu, cioè mi sono fatta andare bene tutto dei tuoi comportamenti, però adesso scendi anche tu al mio livello. Dobbiamo valutare, ma devi capire realmente quello che io ti dico, quello che io ti chiedo, ciò su cui mi lamento. E non mi lamento solo per il gusto di farlo. Lui cosa intende fare? Allora, sicuramente sa che tu hai dei sentimenti che sono reali e che non sono più contrattabili, trattabili. Cioè, quello che io ti do è quello che chiedo in cambio. Ti ho fatto comprendere più di una volta che sarei disposta a impegnarmi totalmente. Lui ha compreso il tuo coraggio anche nel valutare la tua relazione ufficiale e quindi poi agire di conseguenza. Comprende anche che non ti esponi per prima perché lui non è pronto a ricambiarti. Gli fai praticamente da specchio. Di conseguenza, lui può riavvicinarsi a te solo se lo cerchi tu o se davvero riesci a cambiare. Una cosa va detta, in questo momento non lo stai cercando e va bene così, quindi il suo silenzio non è un ripensamento su questioni romantico-sessuali, è un ripensamento in generale ed è un rivalutare le sue colpe, comprendendo che ha fatto i suoi errori. Ed è il tentativo di avvicinarsi a te piano piano cambiando. Quindi va quantomeno ipotizzato questo suo impegno, che magari ancora non ha dato frutto e vediamo se lo darà effettivamente. Lui ha capito che se mi cerchi tu per un qualsiasi motivo e ci spero sempre, ecco che tra di noi può riprendere. Mi impegnerei ugualmente, però sicuramente con tempistiche più lente. Se tu non mi cerchi più, io devo fare in modo di dimostrarti che mi sono quantomeno impegnato. Perché? Perché non ti voglio perdere. Io non lo vedo minimamente preso da altre questioni, quindi poi valuteremo anche il suo coinvolgimento sessuale nei confronti della compagna. Però a tutto sta pensando tranne a quello. E infatti il desiderio è di ricostruire, di ripartire, di ricominciare. Perché se questo non avviene, ha capito che questa è la chiusura definitiva.
Come reagirebbe se questa si rivelasse essere davvero la chiusura definitiva? Perché il fatto che si sta impegnando, almeno così emerge dalle carte, nel tentativo di evitare questo esito, fa comprendere che vede dinanzi a sé le due opzioni al 50%. Quindi, dopo il mio impegno, e più del mio impegno effettivamente non posso fare, al mio impegno può corrispondere anche la tua volontà. O addirittura il mio impegno può trovare appoggio in un tuo ripensamento e riavvicinamento. Perché magari anche tu non mi vuoi perdere. Ma se tu non fai nulla e il mio impegno non dà frutto questa volta, ho capito che è finita. Ma non perché voglio che sia finita, è perché non vedo ulteriori possibilità per me. Se non un'indulgenza da parte tua. Qui bisogna cooperare e collaborare. Lui ha bisogno di essere guidato, consigliato, cioè qualcuno che se lavora da solo ci mette un tot di tempo per imparare l'arte, ma se va a bottega da qualcuno che ne sa più di lui, può imparare molto prima. Vedi, qui c'è un livello e qui c'è un livello più alto. È come se tu lo dovessi prendere per mano. E quello che tu gli dici, più che una funzione riflessiva, quindi magari quando lo fai ragionare, quando lo metti dinanzi alle situazioni, ecco, questo è utile, sì, e lui ci riflette, però poi alla fine, per come è, poco cambia all'esterno del suo comportamento, ma va detto che per le carte un po' si sta spaventando e qualcosa effettivamente lo sta già facendo e lo vuole fare. Quindi è come se stesse cambiando qualcosa di se stesso per poter avere poi un approccio diverso con te. Ma ancora non è pronto e quindi non si sta riavvicinando. E non può pretendere che tu lo cerchi o che lo faccia tu. Però il punto è anche che in questo caso lui avrebbe bisogno più di una persona che evita di farlo riflettere, tanto non porta a niente o a poco, ma che lo prende per mano e di volta in volta gli dà le indicazioni da svolgere. Un po' come quando c'è l'artista, l'artigiano e il suo aiutante. Non devi capire qual è il progetto totale dove stiamo andando, devi fidarti di me perché io ho l'esperienza, ti dico quello che devi fare e lo fai. Tipo, vogliamo stare assieme, vogliamo provare a stare realmente assieme? Sono io che ti dico quando ci vediamo, come dovremmo comportarci con i nostri relativi partner. Se tu facessi una cosa del genere, avresti più possibilità di essere felice con lui e di vedere magari realizzato questo rapporto alla luce del sole? C'è sempre una dinamica karmica di mezzo, quindi va detto che devono chiudersi prima questioni che vi legano e che lo legano agli altri personaggi della storia. E infatti non si esce ancora. E questo però è un fattore da tenere presente, perché se no si va troppo sotto stress e quindi ci si attribuisce più colpe, le si attribuisce anche all'altro di quelle che effettivamente sono colpa vostra. Conseguenza delle vostre azioni, perché poniamo che tra di voi per un tot di anni ancora non sia possibile, non è possibile vivere una storia alla luce del sole, perché non è solo la dinamica karmica che vi lega, ma quella che vi lega agli altri come debiti e crediti. Tirare la catena ora vuol dire solo farsi male, e se si è imprigionati ancora tutte e due, chi per un modo e chi per un altro, si può tirare la catena allontanandosi, ma poi alla fine sempre qua si torna, quindi non è mai un allontanarsi definitivo. Allora, vediamo un attimo la situazione sessuale sua come va, poi facciamo un'altra domanda nello specifico per approfondire questo argomento. Perché da quanto emerso dovrebbe venir fuori che con questa donna effettivamente ora non c'è proprio nulla. E se qualcosa c'è, c'è la routine, ciò che è dovuto, ciò che si deve, ciò che si fa perché si deve fare. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo per l'aspetto sessuale. Successo in che senso? Mercante, mercanteggiare. Ognuno che pensa al proprio interesse, ognuno che pensa al proprio piacere. Quindi è un accordo perché il mercante si occupa di contratti. Nel sentimento, bambino, uomo di legge, una donna arrabbiata.
Il denaro è la merce di scambio nei commerci. Il bambino, qualcosa che inizia ma ancora no, non si tiene in piedi da solo, o sembra addirittura un'età candida, pura, tutto c'è tranne che qualcosa che non sia puro, dove lui sembra giustificarsi perché lei glielo fa notare. Ora la rifacciamo con un altro mazzo, perché sinceramente lei rivendica attenzioni che lui non le dà. E questa volta siamo un po' a un punto limite perché va bene una volta, due, tre ci passo sopra, ma adesso no, hanno discusso. Lei ha proprio chiarito quello che non va, quello che pretende, quello che vuole e lui si giustifica. Ma questa cosa non la rassicura, anzi la fa reagire ancora peggio. Ma cambiamo mazzo, sempre per indagare la vita di coppia dal punto di vista della sessualità. Poi vediamo se lui pensa a te da quel punto di vista. Ma non perché a lui interessa solo quel punto di vista di te, ma perché quel qualcosa di te, ecco, lo porta dentro. Allora, casa, quindi la routine e il loro vivere quotidiano. Dentro casa ci sono le discussioni e l'instabilità. Di nuovo il nostro Cupido e le discussioni ruotano intorno ai sentimenti. Una, lì avevamo l'uomo di legge e qui abbiamo il giudice, quindi di nuovo la stessa identica energia del mazzo di prima e la stessa più o meno dinamica di qualcuno che valuta, qualcuno che viene accusato, qualcuno che si difende. E la gelosia, stanno litigando. Tu dall'altra parte speri, aspetti e non sai, e lei inizia a arrabbiarsi realmente, perché quello che lui dice non la convince minimamente. No, in questo letto tutto c'è, discussioni, malesseri e difficoltà, tranne che un approccio sessuale ricco, appagante, quotidiano, condiviso e cercato. È preteso e fuggito. Lei lo pretende perché qualcosa non le quadra e lui con le giustificazioni fugge questa cosa. Ora, invece nei tuoi confronti, da quel punto di vista, lui come sta messo? E poi vediamo se ci sarà un riavvicinamento. Al di là di chi, di come, quando e perché. Lui sessualmente, fisicamente pensa a te, che cosa pensa? Allora, ecco di nuovo il Cupido. Vediamo la versione, amore, nei tuoi confronti. Nei suoi, di lei, le discussioni vertevano e ruotavano e ruotano intorno proprio al sentimento. Ed ecco il conquistatore, il militare che conquista qui giù una donna. E il protettore e la casa. Allora, io devo barcamenarmi in una situazione complicata fra due donne complesse. A casa devo proteggermi e mi giustifico dinanzi alle accuse. No? Devo proteggermi come l'avvocato che difende e protegge il proprio assistito. Perché dentro casa c'è un gran casino, in quanto i miei sentimenti si dirigono fuori casa. E andiamo a vedere anche un'altra cosa. Sempre lui verso di te. Ebbè. Direi che è più eloquente e loquace di questa carta c'è ben poco, la volontà di stare con te, di riavvicinarsi e di riconciliarsi. Di conseguenza, per i nostri arcani, tra di voi è finita qui o qualcosa riprenderà? Lentamente questa situazione va verso la necessità di portare a compimento la dinamica karmica, le stesse carte di prima che legano lui anche alla situazione ufficiale, ma tra di voi quindi cosa accade? Visto che il momento di silenzio e stasi, se nessuno si muove, compresa tu, continua così, come è la situazione degli ultimi giorni. Qualcosa arriva come cambiamento concreto e improvviso. C'è un periodo d'attesa piuttosto lungo, ma quando si sblocca è tutto molto veloce e c'è la pacificazione.
Allora, il punto, se lo leghiamo alla dinamica karmica, è che voi in realtà siete destinati a stare assieme, a essere felici alla luce del sole, quindi liberarvi dei vostri partner e creare poi una vita assieme. Ma tutto è vincolato non alle diatribe tra di voi, no? Che è il punzecchiarsi degli innamorati, ma a dinamiche karmiche più grandi che abbracciano tutti e quattro, magari non il tuo compagno, ma sicuramente te, lui e l'altra. Però le carte, le energie, queste sono, nonostante la difficoltà del momento presente, ma per fortuna, al di là del nonostante, perché il futuro, per quanto lontano, e qui la situazione è lenta assai, paghiamo moneta a monetina, il pagare questo debito, non è una cosa che si risolve subito, però poi il tempo passerà ugualmente, si arriverà ugualmente a quel futuro, e in quel futuro, voi non siete separati, siete vicini e liberi e vi scegliete, non siete neanche costretti. Aspetto riscontro, un bacio, ciao.